Allora, io non ho potuto sentire la parte dell'intervento che ha fatto Andrea, che dove venia sono Orazio Termiani di Alma Mediterranea. Alma Mediterranea è una situazione, anche un partito, anche se non l'abbiamo mai lanciato come partito, però all'ufficio delle entrate è registrato anche come partito. Quindi, Alba Mediterranea. Allora, come vedete sono un po' di anni, ho cominciato a fare la lotta al potere, al regime, esattamente a maggio del 1964, quando ho partecipato con 14 anni e mezzo a una delle prime manifestazioni contro la guerra in Vietnam, contro gli Stati Uniti, l'aggressione degli Stati Uniti al Vietnam. E da allora diciamo che ho avuto delle stasi, dei periodi ondivaghi in cui mi dedicavo più ad altro, però ho sempre avuto questa verve di voler cambiare il mondo. E qualcosa ho fatto. Nonostante tutto, nonostante i muri di gomma che il potere ha messo insieme, ma giusto, non so con chi parlavo, scriveva, ah no, era un post che avevo messo a qualcuno che nella chat proprio ieri scriveva che noi non possiamo fare niente, e io gli ho risposto, guarda che noi 7 anni fa abbiamo fatto, nel 2015, abbiamo fatto condannare alla perdita del posto, alla degradazione, al risarcimento dei danni allo Stato 867 direttori generali delle varie istituzioni pubbliche. Questo per dire che volendo, se uno si incassa, li può pure portare in processo e fargli passare un sacco di guai. Magari poi invece di fare 5 anni di carcere fanno 2 anni agli arresti domiciliari, ma comunque gli hai fatto male. Se tutti facessero come ha fatto Alma Mediterranea nel corso dei decenni e avesse replicato le varie cose, alcune che noi abbiamo evidenziato e tantissime altre che abbiamo tralasciato, perché non è che potevamo fare tutto, ma se avessero fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi, probabilmente oggi non saremmo in questa condizione. Vabbè. Allora, da ricercatore, perché poi nel corso degli anni ho sempre cercato di documentarmi, come faceva adesso Flavio, mi ricordo veramente di Flavio, come adesso lui fa questa ricerca, perché ha l'età, il tempo, la voglia, la carica, eccetera, noi l'abbiamo fatta un po' di anni fa. Io in particolare, ma prima di me, Giorgio Vitali, Antonio Caracciolo, Antonio Pantano, Pierpaolo Pucciarelli, eccetera, eccetera, che fanno parte di Alma Mediterranea. Alcuni sono professori universitari, docenti, altri sono dei filosofi, altri per esempio Antonio Pantano è il massimo conoscitore, dicevo a lei ieri sera, di Ezra Pound. Quindi, cioè, non siamo gli ultimi arrivati, non pretendiamo di essere i primi, ma non ce ne frega neanche niente di apparire. Al contrario di quello che fa per esempio Diego Fusaro o gli altri, che ne so, Francesco Carbone, cose di via, adesso volete male, però vogliono presenziare, diciamo avere questa essenza presenzialista che non serve assolutamente a niente, se non in fase di diciamo, ricatto da parte del sistema, essere i primi a lasciarci le penne. Forse non l'hanno capito bene, ma così funziona. Allora, a partire quindi dagli anni 60 in particolare, ma poi seguitando nel corso degli anni, ho affrontato un bel po' di prove. La prima fra tutte di essere ancora vivo qui dopo essere morto cinque volte come si dice, quando tu vai... In contumacia. No, quando tu muori e stai... E poi dopo... È scansato. Bello, va bene. Ti preoccupa, porta fortuna. In coma, bravo. Sono stato 5 minuti in coma, sono rimasto 6. Quindi figuratevi se posso avere un carattere normale io e posso avere un'ottica esattamente uguale agli altri. No? Con questa esperienza in cui ti ritrovi a pensare di essere morto con quel po' di conscio che c'hai, di coscienza che c'hai, immagina poi quindi ricominciare da capo di nuovo tutto. Io ho dovuto ricominciare a camminare 3 volte perché mi si sono rotte tutte e 2 le gambe, ho avuto un herpes zoster che mi ha annichilito per 4 mesi a letto, incapace di chiedere di volere
sorta di cocaina, metredina, eccetera, eccetera. E quindi questo per dire che mi sta parlando qualcuno che quasi casualmente è ancora vivo. Quindi figuriamoci se posso avere le stesse remore che ha una persona normale che non ha avuto tutto questo. È chiaro, no? Quindi a un certo punto è entrato diciamo nell'età adulta, avevo praticamente cessato di avere diciamo di combattere questa battaglia senza fine col sistema e di integrarmi come avevano fatto la maggior parte dei miei compagni già da tempo. Ad esempio, da ragazzo ho rotto due costole da Antonio Di Pietro, così per portarmi avanti col lavoro nel 1968. Nel 68 il signor Di Pietro lavorava come infiltrato nella nostra scuola per conto dei servizi segreti di Cossiga. Quando l'abbiamo scoperto l'abbiamo gonfiato come una zampogna. E dal 1968 che lavora con i servizi segreti italiani, inglesi, americani, poi italiani, eccetera. Io lo dico pubblicamente, ho fatto un video una ventina d'anni fa, l'ho replicato perché non è che non mi ha mai denunciato, com'è che non mi denuncia? Agli altri sì, però, quando l'hanno attaccato anche ai vari giornalisti, li ha denunciati e poi anche pure vinto, ma a me non mi ha mai denunciato, o non è mai arrivata a lui l'informazione, oppure vuol dire che quello che dico è inconfutabile. Io posso dimostrare che ero a scuola contemporaneamente nelle classi a fianco a lui nel 1968, quindi è probabile, molto possibile, che io quello che dico sia vero. Vabbè. E quindi ho incominciato a integrarmi, ho fatto varie attività nel corso della vita, ho fatto l'imprenditore, ho fatto il libero professionista, ho fatto il professionista, ho fatto il giornalista, ho lavorato per 10 anni con Rinascita, un quotidiano Rinascita. Stavo spiegando, e lo dico anche a voi così capite bene, che il sistema non è partito adesso, quello della sottrazione dei diritti è partito da almeno, la fase attuale, dal 24 giugno del 1943, trattato di Cassibile, contrabbandato come un trattato, quindi alla pari con gli invasori anglo-americani, in realtà era un armistizio senza condizioni, cioè noi siamo stati invasi, occupati e ancora oggi abbiamo 113 basi americane o della NATO sul territorio italiano, nel territorio italiano che in realtà è extraterritoriale. Grazie, ciao. Questo per dire insomma che la situazione non è affatto quella che appare. Mo, diciamo, negli ultimi anni, per fortuna, io dico pure per fortuna, hanno messo il piede fuori dal pitale e hanno creato questo macello, la gente ha cominciato a aprire gli occhi, ha cominciato a rendersi conto che niente è quello che appare, e io vi posso dire di più. Allora, noi abbiamo depositato nel corso degli ultimi 15 anni, noi come Alba Mediterranea, negli ultimi quasi 20 anni, circa 800 querele contro le massime autorità, dai 13 Presidenti della Repubblica, tutti i Presidenti del Consiglio italiani, tutti i parlamentari del Consiglio dei Ministri italiano, tutti i parlamentari degli ultimi anni, ora che sono circa 20.000, ma non una volta, decine di volte, però appunto ogni tanto qualche risultato lo otteniamo, gli 867 direttori generali hanno dovuto tenere con tante scuse e pagando. La signora ministra dell'industria Federica Guidi 4 anni fa, con la storiella inventata per diciamo rappacificare le anime tribolanti, ha dovuto prendere armi e bagagli e in 4 giorni tagliare la corda, dicendo che l'avevano incastrata con una telefonata registrata al suo viceministro che era anche la madre. Invece se n'è dovuto andare perché noi l'abbiamo accusata con 3 querele una presso all'altra di un'attentata truffa ai danni di tutti i cittadini italiani per 4 miliardi di euro. Cioè voleva fregare 4 miliardi di euro. E invece se ne è dovuta andare. Quindi se qualcuno, aspetta,
risultati, se ne ha ancora una meglio, perché qualcosa si ottiene. Ma la gente, io scrivevo sui giornali e ci hanno fatto chiudere un giornale. Il 31 dicembre del 2016, Rinascita, che tirava 35.000 copie al giorno, quindi non era uno stronzo qualunque il giornale, era uno dei primi 10 giornali d'Italia, che cosa ha fatto? Ci hanno accusato di avere evaso le tasse per 180.000 euro, cosa che era impossibile perché semplicemente noi avevamo comprato la testata all'asta fallimentare e quindi esente da qualunque carico. Si sono inventati anche quello. Ci hanno fatto chiudere baracche e burattini, adesso niente, scrivo sul Borghese, scrivo su qualche giornale ovviamente contro il regime, perché a me non mi fanno parlare, anche qua stasera, non lo so, anche quando vanno le conferenze, ma mi lasciano sempre per ultimo, quando sono quattro gatti, quindi è una cosa eccezionale questa stasera, è fuori di una norma, anche 20 giorni fa sono andato a via del Casale di San Nicola, lì vicino a casa mia, a Uggiata, che anche sabato c'è un'altra manifestazione, e seppure amico di tutti tanti di quelli che stavano lì, mi hanno fatto parlare per 5 minuti come ad Andrea, fra l'altro, a lui 5 minuti e a me 4, perché ero più attacca, diciamo, aggressivo, no? T'hanno sedato subito dopo 4 minuti. Sì, ma mi conosco. Infatti, me lo dice pure Andrea, dice tu sei troppo veemente, cazzo di Buddha, ma come fanno a essere troppo veemente se tu sai le cose che so io? Come fai? Allora, ve ne dico un'altra, così per la cronaca. È mai possibile che in un paese che si dice democratico, con 60 milioni di potenziali eletti ed elettori, per poter fare il Presidente della Repubblica basta la quinta elementare e non avere carichi pendenti, beh, tu dimmi com'è possibile che su 13 Presidenti della Repubblica 3 siano cugini primi tra di loro? Oh, non lo sa nessuno! Cugini! Cugini! Avete capito? Cugini! Quelli che si sanno, Antonio Segni, Saraga, Giuseppe Saraga e Francesco Cossiga, sono cugini tra di loro, erano cugini tra di loro. Tutti i sardi. Sì. Ma non solo cugini, pure incestati tra di loro, oltretutto. Ma sempre la questione del ceppo e delle famiglie. Cioè di tutto. Allora, un cittadino che vede una cosa del genere, sta notizia, passa pure sui quotidiani. Ti posso dire una cosa, che ti fai passare? Allora, no? Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, no? Famoso governatore della California, nonché famoso culturista di fama mondiale. Ah, no? Sì, ma come mai lui ha fatto strada in America? Vabbè, non me lo dico. No, te lo dico. Io lo so, te lo dico, te lo posso pure raccontare, però non entra nel giro. No, però per dirti, e poi seguono sti ceppi, no? No, perché divaghiamo troppo, allora io perché sono spesso in disaccordo con Andrea, perché loro vagano e vagliano solo le cose di prima, diciamo, immediata contezza, cioè quando tu, ad esempio, parlavano di come sanare l'intossicazione dall'RNA, cioè tutte le varie storie, io guardo più a lungo. Non è il mio territorio quello, io ho scritto dei libri storici, ad esempio, stavo dicendo a lei, guarda, mi sono scordato pure i libri a casa, vabbè. Vabbè, tanto. Ma io uno l'ho scaricato. La prossima volta. La settimana prossima vengo qui a Terni, così magari chi vuole può completarmi i libri. Allora, su questo tema, sulle varie possibilità e potenzialità della gestione e delle riforme finanziarie o monetarie, si può trovare una serie di soluzioni, ma quello che è importante, io prima di trovare la soluzione bisogna andare a analizzare il contenuto di quello che puoi far diventare qualcosa di digerito, no? Lo devi metabolizzare, lo devi disgregare e poi assemblare in una determinata forma, che ne so, il CO2 oppure la vitamina B6, no? O B12, no? Da quel contenuto lì estrapoli quello che ti interessa, no? Allora, nel corso degli anni, a partire da
1982-85 ho cominciato a studiare a proposito della moneta, della finanza, per capire come girava il mondo, perché a un certo punto mi sono reso conto che quando nasci i genitori devono pagare la pediatra, devono pagare quello che estrae la levatrice eccetera, no? Quando muori c'è il prete che ti dà la benedizione, il coso, il funerario lì che come si dice, becca morto, che ti seppellisce, anche lui deve la sua paga, no? Quindi fra il primo estremo e il secondo estremo c'è di tutto, no? All'interno di, quindi, ma tutto si paga col denaro, tutto. Qualunque ipotesi, anche la più bislacca, ci sono poi dei pagamenti, degli investimenti a medio, a lungo e a brevissimo termine. Io dico sempre, quando c'è il vecchietto che si va a prendere la prostituta per eseguire il suo desiderio, per manifestare il suo desiderio, che dura 30 secondi, diciamo 30 secondi, il denaro serve a pagare quei 30 secondi. C'è un lampo. Perché dico questa cosa? Perché, allora dico questo perché, perché il denaro, e poi dopo faccio un flashback, è servito primariamente intanto per scambiare le cose, ma anche per dare valore agli altri, ma soprattutto serve un punto di riferimento solido per capire la quantità del valore, per misurare la quantità del valore. E la quantità del valore nel corso dei decenni e dei secoli e anche dei millenni, perché il mio libro parte dal codice di Hammurabi addirittura, certo, 3500 avanti Cristo, che cosa fa? Permette appunto la misurazione del valore. Nel corso degli anni, a partire l'ultima, diciamo, grande riforma mondialista è del 15 agosto del 1971, quando Nixon diciamo, ospitò a Camp David tutta l'intelligenza finanziaria e monetaria mondiale, la maggior parte, non proprio tutti, circa una cinquantina di fra governatori delle banche centrali, ministri del tesoro, eccetera. E in quel caso lì che cosa fecero? Radiarono dal corso, dalla modalità, dal protocollo, dalle procedure, il cosiddetto gold standard, cioè l'accezione che il valore era supportato dal deposito del caveau della banca centrale di tutte le possibili emissioni di denaro, di banconote, eccetera. È stata una scelta geniale, direi. Perché? Perché per mille versi, la quantità d'oro mondiale complessiva è attorno a fra gli 84.000 e i 100.000 tonnellate di oro. Di queste le 80.000 sono in mano al Vaticano, così tanto per la cronaca, no? Così tanto per cominciare a capire, anche a mettere un po' di tartelle, no? Chi la comanda la questione? Allora, è stata una bella genialata, perché che cosa ha detto Nixon e anche tutti gli altri ministri del tesoro, eccetera? Ha detto, il denaro non ha bisogno di avere un controvalore, perché è il prodotto, il bene, la scopata che ti devi andare a fare che dà il valore. E quello è il valore. Quindi, che tu vai a benedire il morto o vai nella casa di tolleranza, comunque c'è questa modalità di misurazione, certo, e quella misura diventa la quantità del valore che rappresenta. Non so se è chiaro il concetto. E allora ci sono state tutta una serie di rivoluzioni poi a seguito di questo principio, no? Di questa teoria, no? E fra le tante altre cose, per esempio, noi abbiamo fatto una querela già 12-13 anni fa, più o meno, dove dicevamo che nel corso forzoso attuale dell'euro, con la non convertibilità in oro, diciamo, è inaccettabile, è intollerabile e soprattutto illegittimo pretendere da parte dello Stato pagamento di tasse, cioè le tasse
io te le pago se tu mi dai qualcosa di concreto, ma non se io compro qualcosa col mio lavoro e tu crei il denaro sul mio lavoro per far pagare il debito pubblico con i soldi che ho creato io. Ma tu sei scemo col botto. Non so se è chiaro il concetto. È un rovesciamento, ecco. Le cose che sto dicendo io non le avete sentite mai. Mai. Perché anche i più grandi economisti, ad esempio io sono amico con Nino Calloni da 20 anni, lei è un amico, io voglio bene, ma su questo non siamo assolutamente d'accordo per niente. Sono d'accordo stranamente con Marco Saba, stranamente, e anche Nicoletta Borghese. Però per con gli altri, non parliamo degli ultimi, che arriva Italia, ritorna Italia, Vox Populi, no. Una porcheria peggio dell'altra. Adesso hanno fatto salizza questa monetica, monetica, il cui c'è dentro anche Nino. C'è anche. C'era perlomeno. No, c'era, c'è ancora. Monetica. Parliamo di una, diciamo, vabbè, ma che stai a fare? Ah, monetica. Che cosa è? È un contenitore in cui loro ti dicono che se tu metti un euro ti danno la capacità. Nino Galloni era uno degli esecutori e poi ne è uscito, Nino Galloni, ricordate che è uscito, era Monetica. Ma è dentro, Nino Galloni è comunque socio di Monetica. Ed è uscito però per andare a lavorare con Leonardo Leone. Quindi lui è uscito perché Leonardo Leone comunque gli ha dato uno stipendio, quindi va bene così. Ma lui stava, quindi, però lui è continuo a essere. Adesso io non ho tipo quello che ti dicevo l'altro. No, vabbè, perché io conosco benissimo la cosa, quindi sono curiosa. Però tanto Nino Galloni non è uscito. Ok, Nino Galloni non è uscito. Nino Galloni non è uscito. Nino Galloni non è uscito. Non lo sapevo, ma anche mi interessa assolutamente niente. Quando usciamo, ci incontriamo, andiamo a prendere il caffè, andiamo a cena se capita di andare insieme, però lui va per la sua strada e io vado per la mia. Allora lui è allievo di Federico Caffè e ha assorbito tutto quello che c'era da assorbire da Federico Caffè. Lui non ha inventato assolutamente niente. Allora, io nella mia follia lucida, nella mia allucinazione lucida, o lucida allucinazione, io di teorie ne ho create una marea, non una marea. Se comprate i miei libri lo capirete. Io sono pazzo scatenato, ma la gente mi crede pazzo scatenato, ma quando dicevo le cose che oggi voi leggete, sentite e condividete, io le dicevo 40-50 anni fa, non qualche anno fa, qualche 40, mezzo secolo fa, le scrivevo. Io ho scritto una bozza di Costituzione nel 1985 di 134 articoli che lì è attualissima. Chi vuole se la va a leggere, è su Alba Mediterranea. Torna su Monetica. Tornando a Monetica, allora, io dico, ma come può venire in mente a una persona che sei insieme, capace di intendere di volere, che se tu mi dai e versi un euro, io ti do la capacità di acquisto di un euro e mezzo. In base a che? Nel 30. Allora, in base a quale alchimia, in base a quale posso rispondere? Lavorazione, no. Industria, perché allora volendo si può trasformare in denaro qualunque cosa, anche la moneta. Io allora, a questo titolo, insieme a Alba Mediterranea, ho presentato una querela contro il ministro della sanità, non sono più capo della sanità, adesso non mi ricordo più, quello che si occupa della moneta, non mi ricordo più, vabbè. Dove appunto gli facevo il conto che all'epoca parliamo del 2011, avevo fatto un calcolo che mediamente in Italia si producevano circa 4 miliardi di euro che potevano essere gestiti dallo Stato e quindi creare valuta e creare valore da qualcosa che è rifiutato, si chiama rifiuto, è rifiutato da tutti. Ma io ricordavo anche che attorno agli anni 50-60 l'immondizia non esisteva, si chiamava semplicemente spazzatura, cioè era quello che spazzavi, la polvere che spazzavi e non c'era nessun residuo, non c'era nessun rifiuto da distruggere, non c'era niente che non fosse funzionale o recuperabile. A partire da metà, fine degli anni 50, l'industria degli imballaggi ha preso il potere come lobby
e ha condizionato una serie di leggi, che non vi sto dire porcate di leggi che hanno fatto in questi ultimi 50 anni questi infami sono stati in Parlamento. Basta vedere le ultime che avete detto anche voi, no? La legge 60, la legge 60 dell'altro mese fa, tanto che non è andato troppo lontano. La stessa legge sulle città metropolitane, perché sei troppo bella. La legge sulle città metropolitane, legge 59 del 2014, del 4 aprile del 2014. Allora, parliamo di Roma, e poi ampio. Dunque, Roma come città comune c'è circa 3 milioni e mezzo di abitanti. La cerchia esterna del comune dei 165 comuni che fanno parte della città metropolitana di Roma ci sono altri circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di abitanti. Allora, uno mi deve spiegare com'è che per legge, è legge, non è una raccomandazione, è legge, com'è che il sindaco di Roma deve essere d'autorità e di fatto, e di ex legge, sindaco della città metropolitana? Dove cazzo sta scritto? Perché? Perché deve avere un privilegio rispetto agli altri 165 comuni? Sindaci dei 165 comuni. Allora, questo per dire un altro apporto nei confronti dell'articolo 30 della Costituzione. E nessuno ha detto niente, noi abbiamo denunciato anche il presidente del TAR, perché il TAR, dopo che avevamo fatto richiesta di accesso al ricorso per motivi elettorali, perché è il ordine elettorale, il presidente del TAR ha detto che non era vero e noi l'abbiamo denunciato. Adesso che è il processo in corso. Però aspetti, una domanda allora. Io ho sposato Monetica e l'ho studiata tantissimo, non ho trovato un punto negativo. Allora se lei ha un punto negativo, la Monetica per le aziende, la Monetica per le aziende, mi dispiace che non ho qua i miei libri, ma è parte dei miei libri che ho scritto una decina di anni fa, non ieri, 10 anni fa, che loro, non so se l'hanno copiato o semplicemente è cambiato personalmente, hanno fatto un percorso analogo, non lo so, non lo posso provare, che comunque va esattamente nello stesso tassello dove è andata la cambiale sociale, la cambiale sociale è privilegiata per l'esattezza. Quindi letto per i termini comunque va nella direzione giusta. Sì, no, va benissimo, ma allora siccome quelle cose io lì le ho scritte, queste erano scritte una decina di fa, ma la cambiale sociale l'ho scritto quasi 20 anni fa e lo sa, chi è del mestiere la conosce, perché io a Nino gli ho pure regalato il libro, tanto per dirti, no? Il mio primo libro. Però una chiarezza, allora Nino Galloni non ha creato Monetica e il progetto tutto quello che c'è da sapere. Esatto. Non mi interrompere, se no non finisco. Le cose da dire sono talmente vaste, talmente ampie, che questa sera qua. Ma però le domande ti tengono ancorato al discorso. No? No, ce ne apriranno. Le domande. Allora, qui c'è un problema anche di religioso, mistico. La cambiale, come la moneta, come il denaro, è un concetto astratto e reale, e anche concreto, contemporaneamente, perché attraverso il denaro ci si può scambiare qualunque cosa, anche la cultura, no? Tanto per dire. Quindi anche basta ricordare una cosa. Quel cretino di Roberto Benigni, che poveraccio è lì perché fa parte di certi circuiti, perché sennò andrebbe a chiedere l'elemosina in piazza, questo signore ha fatto però una cosa interessante. Una ventina d'anni fa aveva fatto un video in cui lui faceva l'intervento di un soliloquio di una decina, 15 minuti, in cui elencava tutti i vocaboli con cui si può rappresentare il sesso maschile. Circa 200, lui ha elencato liberamente in prima serata di fronte ai bambini, va bene uguale, siamo tutti adulti, anche i bambini ormai, no? Ma la cosa più importante in tutto questo è che la stessa cosa, oltre 200 vocaboli, oltre 200 parole, si utilizzano per definire il denaro. Che vuol dire? Vuol dire che è tabù, si chiama tabù, in termini antropologici è un tabù, è chiaro il concetto? Quindi se io devo dire e argomentare qualcosa che ha 200 parole per definirsi, vuol dire che ha 200 strutture mentali, 200
personalità concettuali o no? È chiaro, no? Allora, che vuol dire che è un argomento complesso, molto complesso? E ciascuno tira l'aspetto più confortante per la propria tesi, quindi anche monetica, per carità, va benissimo, ma la mettessene in atto, io sono... Ma è in atto, questo sì. È, non è un progetto, monetica non è più un progetto. Allora, io dico, cioè se c'è non una critica... Vada avanti. Perché non dici la critica? Guarda, tanto io... non ti posso sentire, perché sennò perdo il filo. Allora, quello che volevo dire, però, per concludere il discorso monetica, è che questo modello di strutturazione interaziendale con le società che partecipano al circuito non l'ho inventato né Monetica e neppure io, perché questa storia è partita nel 2001 con l'emanazione di una, guarda caso, legge virtuosa che ha permesso la creazione di circuiti industriali e da lì tutta una serie di altre leggi, diciamo, corollarie che hanno poi messo a punto il sistema dell'interscambio con una compensazione mensile, capito? Non è così, perché in Svizzera è dal 1930 che c'è una... La vir la conosco benissimo, non c'entra niente con monetica. La vir è stata studiata dal congresso delle camere di commercio tedesche, è chiaro? Perché a partire dal 1928-29 comunque, al di là delle leggi, oggi monetica c'è. Qual è il difetto di monetica? È che è controllata dall'alto. Da chi? Loro. No, loro chi? Vi dica i nomi. Dai fondatori, i tre fondatori, compreso Nino Galloni. I fondatori, sì. C'è una cooperativa. Allora, arriviamo a tutto. Cooperativa. Perché c'è una cooperativa. Guarda, non mi interrompere, per cortesia. Te l'ho già detto tre volte, basta. Poi ne parliamo in separata sede quando ci incontriamo. Ci devi chiarire, tranquilla. Sì, perché voglio sapere, perché io non l'ho trovato. Fanno finire. Allora, bypassando tutto quello che ci sarebbe da dire in 5.500 anni di storia, sulla storia che già è scritta, quindi Amurabi aveva già chiarissimo nel 3500 a.C. come doveva gestire la contabilità. È chiaro, sapeva benissimo come funzionava. Da gestore monopolistico del contratto fra gli agricoltori e i depositi che ospitavano il grano. Non entriamo nel dettaglio. La cosa importante però da dire in tutto questo è che nel corso dei millenni, dei secoli, dei decenni e così via, si è arrivati a una serie di metamorfosi sotto tutti gli aspetti, sia concreti che astratti, e che hanno portato al radicamento di concetti come se fossero inalterabili per quello che riguarda la moneta, quando in realtà questo non è. Ho parlato prima della gold standard, del sistema gold standard, del non gold standard, cioè dell'inveramento a base della ricchezza prodotta. Esiste però un nuovo possibile teorema e si chiama cambiale sociale. Che cosa è? È qualcosa non gestita dal monopolio o dall'alto, da qualcuno, ma l'autogestione del lavoro, non proprio, ma dell'altro. È chiaro il concetto? Queste cose non te le dirà mai nessuno, se non io e Andrea e qualcun altro di Ampalto di Terrana. È chiaro? Cioè tu diventi tu il governatore della tua banca. Non è un'invenzione di Orazio, la cambiare sociale di stiraggiare la storia ha salvato paesi che erano al collasso. Guarda, la Germania per esempio tra la prima e la seconda guerra mondiale. La Germania di Hitler in 2 anni e mezzo, da avere il costo di un pacchetto di sigarette che costava 4 miliardi e mezzo di marchi, 4 miliardi e mezzo di marchi un pacchetto di sigarette, nell'arco di 2 anni e mezzo non solo ha levato dalla strada della disoccupazione praticamente 4 milioni di tedeschi su 38, ma addirittura ha fatto diventare la Germania nel 1938, cioè a distanza di 3 anni, il primo paese esportatore al mondo, di manufatti al mondo. Voglio dire una cosa.
la nostra la mia istruzione viene da figlio di Trinca, Alessandro Trinca, che qui ha scritto un libro sulla moneta. E lui dice chiaramente. Alessandro è un amico. Esatto, esatto. Quindi, e quindi se, cioè, lui dice anche, lo dice anche. No, Franco, Alessandro. No, Alessandro. Franco e Alessandro, come Alessandro ha scritto un libro sulla moneta. E qua, e io vado molto spesso con lui anche a presentare lui la moneta. E io comunque la soluzione che secondo me è una soluzione monetica. E lui quando parla della Germania dice chiaramente perché la Germania è riuscita a fare quello che ha fatto, perché gli hanno, l'elite gli ha permesso di avere un sistema, chi comanda allora. ha deciso di dargli la possibilità di emettere la moneta a credito. Non è così, e te lo spiego io. Allora, il MEFO, che era l'acronimo del Metal Schaff, eccetera, non mi ricordo più. Era una società creata dalla Krupp, dalla Bayer e di altri due che non mi ricordo più. Che cosa facevano? Emettevano dei titoli di pagamento per lavoro ai loro dipendenti, che erano complessivamente circa 1 milione di persone che lavoravano in queste fabbriche della Krupp e della Bayer, e pagavano mensilmente con questi buoni del tesoro. Se vuoi poi ti mando i video, ti mando le immagini. Tutto storico, allora, storico. Questo, si chiama moneta credito. Aspetta, che ti spiego. Vuoi capire? Ti spiego. Sì. Allora, questa moneta, che in realtà non era una moneta, ma era una specie di bot, un CCT, che cosa facevano i tedeschi? Invece di andarla a incassare a fine mese, la prendevano e la davano ai negozianti, che pagavano tutti gli arretrati degli alimenti comprati nel mese precedente, e i commercianti la usavano per pagare le loro merci, e diventava così una banconota. Questo è stato voluto da Hjalmar Schacht, l'hai mai sentito? Ecco, non so se lo sa anche Alessandro, se non lo sa diglielo. Hjalmar Schacht, che era ebreo, cugino dei Rothschild, che era anche governatore della Kaiserbank, capito? Ho detto così, che quando poi Hitler si è accorto che il gioco di Schacht era abbastanza balordo, a giugno del 1938 ha revocato il mandato a Hjalmar Schacht e ha assunto su di sé temporaneamente il Ministero del Tesoro, che poi governava anche la Banca d'Italia, la Banca Centrale Tedesca, e che quindi permetteva, accoglieva in tutto e per tutto quello che aveva fatto Hjalmar Schacht, e ha continuato anche dopo. L'attacco del primo settembre del 1938 alla Polonia è stato dovuto... 39, eh? Primo settembre 39. 39, scusa, sì, 39, vabbè, ho saltato un anno. No, vabbè, perfetto, Lazio. Capito? Ha fatto l'attacco per prevenire l'accordo che avevano già fatto i Rothschild insieme ai Morgan per finanziare la Russia contro la Germania. Queste cose qua non me le racconta nessuno. Nessuno le prende di storia. Le so io e pochi altri. Gli storici le sanno, nel senso, non sto parlando di Orazio Fedeli e Giorgio Vitali. Quando io ho conosciuto loro, io mi prendevo la briga di sentirmi tre ore e mezza di filmato, che purtroppo una nicchia di italiani, perché oggi come oggi la maggior parte della comunicazione, già se la metti per iscritto non la legge nessuno, e se la fai in video e superi 30 secondi, sei noioso, sei out, non ci interessa, grazie. Diciamo che dovremmo fare un incontro anche con Alessandro Trinca, che ha studiato che adesso io sto leggendo il suo libro, però bisogna entrare nei discorsi, perché lui la storia l'ha tutta studiata, esatto, io invece diciamo che mi interessa la soluzione pratica oggi, perché c'è il senso dell'urgenza, capito? E quindi come io accolgo la tua cosa, ma è ancora progetto e ci abbiamo, tu hai detto X tempo, bene, diamoci da fare, però la moneta fa parte del progetto. Una limonata, un'aranciata, non è affatto. Ce l'ha lì la Allora, per concludere il discorso, dello spicchio di interesse che andavi vantando te, che cosa c'è da dire? Che nei momenti critici si può
ovviare al concetto, diciamo, contemporaneo, del momento, generalistico, nei confronti della banconota o della moneta o della finanza in generale, facendo alcune operazioni eretiche, ecco appunto perché io sono eretico, fra l'altro, che servono appunto per modificare lo status quo. E quindi, per esempio, abbiamo preso ad esempio il MEFO, ma di generazione germanica, diciamo così, ma altrettanto abbiamo preso ad esempio il Greenback, non so se lo hai già sentito nominare, il Greenback è stata la moneta di guerra, la moneta di guerra. Il verdone. Di Abramo Lincoln, il quale con una serie di tre emissioni a partire dal 1861 fino al 1864 ha risolto le sorti della guerra del nord degli Stati Uniti a svantaggio del sud degli Stati Uniti. Siamo perfettamente d'accordo e questo allora, diciamo, lo chiamiamo, io Alessandro, lo chiamiamo moneta credito, perché non c'è dietro il debito, nel senso ma che... Ma tu sai come veniva messa? Io lo so. C'era scritto non più Federal Reserve, ma... No, diceva le cose molto ben più, diciamo, sanguigne, più terrigne. Diceva, se tu accetti... Ognuna di queste emissioni c'era una didascalia completamente diversa, ma in tutte quante c'era l'accredito, diciamo così, diciamo di convinzione, di conversione del potenziale utente, che diceva che se tu utilizzi questa banconota e la tieni per un anno, per due anni, ti diamo il 5%, il 10% di interesse attivo, non passivo. Hai capito come si fa a convincere la gente a acquistare, a lavorare con un certo tipo di denaro piuttosto che altro? Solo che anche Alessandro queste cose non le sa. Non lo so, vediamo, ci confrontiamo. Se non te vai a studiare gli atti, cioè le leggi emanate da Abramo Lincoln, non le puoi sapere. Lui dice sempre che Lincoln, cioè, tutti quelli che hanno emesso la moneta credito, una e questa, sono stati ammazzati per questo. Quindi l'altro è Kennedy, l'altro è Moro, perché lui aveva emesso le 500. Ma non lo so, non me lo devi dire. Io secondo me sì, però stiamo praticamente dicendo non la vedo cosa. Ancora, come te lo dico, non devo dialogare con te, devo spiegare agli altri. Vuoi capire o no? Agli altri anche sì, però io metto tutte le tasse. Sì, però gli altri si arricchiscono al confronto. Se ti interessa, ascolta, poi in separata sede mi dici tutte le cose che vuoi. Se no perde il filo. Hai capito o no? Allora, arriviamo a avere un panorama, uno scenario abbastanza nitido, chiaro. Potrei ricordare la moneta di Wurl, l'abbiamo sentita? No, te lo dico. Non sei l'unica, non lo sa nessuno. Eppure sono state pietre miliari dell'economia non statale di privati che hanno anticipato le necessità e le volontà degli stati. Quindi anche i privati possono fare singolarmente, senza che aspettano che arriva il parlamentare di turno, che diventa il Movimento 5 Stelle, che poi tradisce, che non fa le leggi, che poi dopo si vende per qualunque entità, per le 14 lenticchie, no, le 30 lenticchie, va bene uguale. Allora, viceversa, è dimostrato da tanti esempi, non solo questi che ho detto, e questi erano anche di Stato, ma ci sono appunto tipo la moneta di Goebbels e altre, che è possibile utilizzare lo scambio misurato in maniera specifica, non con il baratto, ma proprio con la contabilità, esattamente come con qualunque altra moneta, attraverso una moneta gestita dai cittadini. Questa moneta, in particolare, per tutta una serie di motivi che non sto a dire, l'ha voluta chiamare cambiale sociale. Perché? Perché è la nota di cambio, parte in Europa, in Occidente, parte dal 1254, il primo esempio di cambiare è del 1954, dove c'era un negoziante di Lucca che andava a Palermo, al fondaco di Palermo, per comprare, non so che era, olio, non mi pare, e lì ha fatto tutta una serie di diciamo, trattative, per cui poi alla fine, invece di portare l'oro o l'argento con sé, ha convinto questa gente qua, attraverso le referenze delle varie
compagnie bancarie che già esistivano allora, e ha fatto una cambiale che poi, non so se l'avrà onorata o meno, non cambia poco. Quello che è importante però è sapere che è possibile già da oltre quasi 1000 anni avere la possibilità di creare una propria moneta, e soprattutto con l'applicazione della teoria del non gold standard è possibile, o fiat money, se la volete chiamare fiat money, che suona più bene, no? È possibile quindi creare questa moneta in base a una convenzione che si stabilisce all'interno di un circuito, tipo monetica, tanto per dire. La monetica però è ancorata all'euro. Viceversa, fate servito l'orazio. Su questo però non puoi fare così, allora. È ancora se posso spiegare, se posso spiegare, allora ho detto così cosa, nel senso che per un verso è vero, per un verso no. Se ho tempo, se posso spiegare, lo spiego. Se no, se non è il momento, no, perché. Posso seguitare? Prego. Ne parliamo dopo, ne parliamo se riesce a rimanere in altro posto. Ormai rimango, sì, certo, okay. Perché ci sta tanto da dire, perché questo ti ricollega anche al discorso della quinta rivoluzione industriale. Nel momento in cui noi colleghiamo la moneta, ok, nuova, monetica, la colleghiamo a una moneta che è a debito, che oltretutto fa parte di una banca privata, ok, che fino adesso ci ha praticamente preso per il culo, ok? E questo lo dice Giacinta Auriti prima che arrivasse. Allora ti rispondo. Okay? No, finisco. Se ad oggi abbiamo tutta una società che sta per crollare, perché le aziende, la maggior parte, soprattutto i piccoli imprenditori, se non capiscono di unirsi ora, non lo faranno dopo e crolleranno, che cosa accadrà? Accadrà che quello che è collegato a un circuito di aziende che potrebbero crollare, quel circuito se ne va a far benedire in poco tempo. Dobbiamo fare quello che hai detto tu. Mi fate seguitare? Certo. Dobbiamo fare quello che hai detto tu. Mi fate seguitare? Oh, ok. Allora... Premesso che qualunque tipo di moneta ha varie modalità di emissione e di circolazione, tante, non so a dirle, anche addirittura mistiche, concettualmente, in alcune epoche lo scambio di moneta era qualcosa di umanistico, cioè aveva una valenza che non derivava dal valore venale dell'oggetto, della transazione negoziale, ma derivava e prendeva valore dall'anima, da qualcosa di, diciamo, di evoluto spiritualmente. Non entriamo nel dettaglio, che sennò non riusciamo più. Allora, arriviamo alla cambiale sociale, tralasciamo tutti gli altri orpelli che ci sono in giro. Cambiale sociale, l'ho chiamata cambiale perché appunto già il nome è una nota di cambio. Nota di cambio, come si diceva fino a 120 anni fa più o meno. Nota di cambio perché? Perché serviva da trasporto, da mezzo di trasporto del valore da un posto all'altro senza andare in giro con 5 kg d'argento, e arrivava il predone della situazione che sparava in testa e si fregava i 5 kg d'argento. Quello serviva a non portare con sé un potenziale tentativo di scippo, di rapina. Allora arriviamo ad oggi, quindi cambiare sociale, cambiare per questo motivo qua, perché si scambia, non c'è bisogno di aver depositato niente, ma prende valore in base all'act del non gold standard, al concetto che il valore è il valore del lavoro dell'altro, non il mio lavoro, che uno dice, vabbè, io mi sento importante, sono un dottore, che ne so, ho 4 lauree, no? Sono presidente di un'associazione medica, no? Quindi io ho delle presentazioni, delle note di presentazione, quindi va bene. No, è quello da cui tu vai a comprare qualcosa. E come dire, lo faccio per esempio, ma se uno c'ha casa, deve vendere casa, oggi funziona, è così che funziona. Se tu devi vendere casa, non sei tu che stabilisci il prezzo di vendita,
è quello che sa che tu stai impiccato così e ti dice ti do 100.000 euro e tu a quel punto o accetti o te ne dai a fanculo, scusa l'espressione, è chiaro? Quindi oggi in questa competizione generale mondiale che è alla base della struttura capitalista e non umanista, è in questo modo che la gente viene raggirata, poi alla fine truffata e turlupinata. Cioè arriva uno scemo che ha 100.000 euro e tu ti attacchi la tua bella casa che te la sei sudata, ci hai lavorato, lavorato la vita di sudore per fartela, va a farsi benedire. Allora bisogna capire il concetto. Quindi chi è che stabilisce che casa tua, il valore di casa tua? Se te la vuoi vendere, chi è che lo deve stabilire? Te. Io, perché sono quello del venditore. Il venditore, invece no. Capito? Quindi sei tu che devi vendere, sei tu che devi stabilire il valore. Poi, se è congruo ed è diciamo, confacente al momento, al luogo, alla situazione generale, all'economia, eccetera, eccetera, al fatto che sei in stato di guerra o di pace, tutto con tutti gli... Tutto bene? Ti preoccupare che lo metto in conto. Allora, per tornare a noi, è il valore del lavoro dell'altro, sotto qualunque forma, la casa, la macchina, qualunque possesso che uno c'hai, perché generalmente hai la, o sei benestante di famiglia da generazioni, oppure perché hai lavorato, hai messo la parte in gruzzoletto e ci hai fatto qualcosa. Si può rientrare quel discorso che hanno fatto qualche anno fa, un anno fa, che è un po' tipo la banca del tempo. Ah sì, certo. Può rientrare. Certo. Ma è credito. Io metto la banca del tempo, qualcosa di credito. Però qua invece parliamo di lira, certo, o di euro, ma è solo la, la divisa, il concetto di divisa euro o lira o sterlina. A noi dell'euro non ce ne frega niente, non abbiamo nessuna correlazione con l'euro. Mentre invece monetica ce l'hai come? Perché se tu vuoi entrare in monetica devi fare 100 euro, come minimo 150, adesso non mi ricordo manco, insomma una bella cifra, una discreta cifra. Perché se no non puoi partecipare. E questo mi sembra estremamente liberale, di atto democratico. Perché vuoi limitare l'accesso a una soluzione economica in un quadro così grave come in questo momento se non paghi. Non mi sembra una cosa molto corretta, no? Oltre che essere assolutamente ingenerosa, ma soprattutto anche una cultura schiavista, perché tu mi fai finta di cambiare il concetto, in realtà l'hai solo spostato un po' più avanti. È chiaro? Quindi la cambiare sociale è già un concetto che dice assioma di tutti i vari principi racchiude in sé. E nel caso specifico la cambiare sociale che cosa fa? È di due ordini, ordinaria o privilegiata. Perché? Perché all'interno di un circuito in cui sono compresi tutti i privati, che siano anche professionisti o che siano quello che vuoi, ma privati, tra di loro non c'è bisogno di alcune cautele che invece nella privilegiata c'è. Allora, la privilegiata è più o meno come monetica, molto vicina. Quindi, non voglio dire che l'hanno copiata, essendo che io l'ho progettata una quindicina d'anni fa, però sicuramente hanno avuto un processo, diciamo, elaborativo della configurazione dello strumento che è analogo al mio, ragionando razionalmente su deriva. Non è niente di strano, ma la cosa importante è che io ho perso il filo. La cosa importante è che ci sono la privilegiata, parlavi da privilegiata, sì, ah, ecco, l'ordinaria è diciamo una cosa molto semplice, cioè esiste una cambiale, cioè un pezzo di carta in cui si compilano tutti i vari spazi che vanno compilati come una cambiale che scompri dal tabaccaio, né più né meno, e diciamo con una scadenza, la scadenza è a 4 anni, per
perché a 4 anni? Perché se la scadenza fosse a 3 anni, anche... Allora, no, faccio un attimo un flashback. Allora, per capire da quanto infami i nostri governi, a partire dal 1943, addirittura anche prima in questo caso, che è successo? L'Italia ha ratificato il trattato della Convenzione di Ginevra del 7 dicembre del 1930, che è il testo unico per le cambiali, che ha raccolto su di sé 41 paesi in giro per il mondo, dal Brasile a Kenya, India, Canada, ma non gli Stati Uniti, gli Stati Uniti non ratificano mai niente, solo quello che gli è fatto loro incassano. Vabbè, allora loro sono democratici d'altra parte, no? Che pare che vanno a prendersi questi botte sulla gengiva, no? Insomma, che cosa succede? Oddio, questo figlio. Testo unico per le cambiali. Ah, testo unico, allora l'Italia ha ratificato con il Regio Decreto 1699 del 1933, che è valido da allora fino adesso. Essendo un trattato internazionale, per cambiarlo bisogna raccogliere tutti i 41 stati che c'erano, sperando che non siano cambiati i governi, che non siano diventate associazioni di federazioni, di stati, eccetera, eccetera, o siano stati conquistati da altri che esistano ancora, eccetera, il che non è possibile. Per cui per cambiare un regolamento, un articolo della legge, bisognerebbe convocare di nuovo a Ginevra o dove uno vuole questi 41 che abbiano queste caratteristiche, ho detto, se no non si può fare. Quindi quello è il testo e quello rimane. E che dice? E dice, fra l'altro, articolo numero 104, perché è di 114 articoli esattamente, l'articolo 104 che dice? Dice che la cambiale è esente dalla legge sul bollo. Che vuol dire? Vuol dire che sulle cambiali non ci deve essere nessun bollo. Nello Stato italiano, io l'ho denunciato per aver truffato ai cittadini italiani la bella cifra, questa nel 2010, la bella cifra di circa 700 miliardi di euro, non di lire, 700, mezzo prodotto interno lordo, un terzo, esattamente, cioè me ne rendete conto? Cioè nell'arco di 70 anni, 80 anni, ci hanno rubato 700 miliardi di euro a 20-30 euro per volta, no? Milioni di... Ancora, la cosa, la gente questo non lo sa, ma ancora oggi, all'epoca, vediamo negli anni, attorno agli anni 80-90, in Italia si emettevano da parte dei cittadini circa 720 miliardi di lire, 720 mila miliardi di lire, 720 mila miliardi di lire. E dice, che fine hanno fatto? Semplicemente se ne sono appropriate le banche. Infatti, tra di loro i cittadini pochissimo circolano le cambiali, ma se tu vai a prendere un mutuo, un fido, uno scoperto, una carta di credito, cioè, oltre a dargli le garanzie, gli devi dare anche una cambiale a garanzia, appunto. Capito? Per cui le banche ancora adesso si beccano l'equivalente di circa 700 miliardi di euro tutti gli anni. E perché a 4 anni dicevi la cambiale? Allora, bravo, attento, lei, non rompe. Bene. Allora, però sono curiosa, bene, se arrivano spunti io gli esatto. Allora, perché, ripeti? Perché a 4 anni la cambiale? Sì, perché sempre nello stesso testo unico bancario, adesso l'articolo non mi ricordo, mi pare che è l'articolo 67, 68, una cosa del genere, prevede che la cambiale sia esecutibile, sia esigibile al massimo alla fine del terzo anno dal giorno dell'emissione. Per cui dopo, per avere diritto al pagamento di quella cambiale, devi fare un processo civile per il recupero del credito. Capito? Per cui, ecco perché, siccome noi non dobbiamo seguire nessuno, esecutare nessuno, no? Facciamo 4 anni. Facciamo 4 anni perché? Perché lì entra Silvius Gessel. Chi è Silvius Gessel? È un altro economista, monetarista importantissimo,
ma mai citato dall'Accademia, mai studiato all'università. Perché dice delle cose vere, è troppo importante. Quello che dico io. A noi non ci faranno mai leggere l'università, perché sono sotto il controllo loro. Figurati, ci hanno fatto chiudere il giornale come fossimo Al Capone. No, come se Al Capone l'hanno arrestato per debiti fiscali. No, a noi uguale. Ma noi non avevamo rubato niente, è l'impero, capito? Allora, io penso fino un'altra volta. Entra in ballo? 4 anni. No, entra in ballo, sì. Sigis? Sigis? Questo personaggio che non si studia. Entra in ballo il personaggio che non si fanno studiare all'università. Che mi ricordo. Ah, sì, Silvius Gesell. Silvius Gesell è stato un economista, ma è stato anche un commerciante, un avventuriero, diciamo. Uno tipo Schliemann, tanto per dire, no? Schliemann. Un avventuriero, uno che ha fatto un sacco di soldi facendo l'avventuriero, ma fare l'avventuriero conviene, c'è un minimo di rischio, ma manco tanto. A me mi hanno minacciato a mano armata 3 volte, quindi figuriamoci. L'avventuriero, Silvius Gesell. Silvius Gesell era un avventuriero, commerciante, banchiere. È vissuto tra il 1932 e il 1932. C'aveva insieme al fratello una società, una delle prime multinazionali, cioè la sede in Germania, adesso mi ricordo la città dove stava, sembra Magonza, e poi cioè una sede era andata fino in Brasile, perché compravano la carne argentina per macellarla in Germania. Dal Brasile, torna. Tanto sono due paesini piccini, Argentina e Brasile. Argentina. Allora, si è trovato nel 1892 in mezzo, implicato proprio anche monetariamente, finanziariamente, al crollo del Real, mi pare che è Real, che è la moneta... Real? Real? Real. In Brasile però? No. È il peso in Argentina? Il peso. Si è ritrovato dentro, ha coinvolto in questo crollo, e ha trovato, lui era già un ricercatore finanziario, monetario, aveva, diciamo, ideato alcuni progetti, e in quell'occasione poi lui li ha messi in pratica e ha riscontrato un successo eccezionale. Non solo non ha perso, ma ha anche guadagnato un sacco di soldi come banchiere. Dopodiché, quando è tornato, dopo ha lasciato l'Argentina, è tornato in Germania e si è messo a fare proprio il teorico, diciamo, monetarista, eccetera. E poi evidentemente, diciamo, faceva il calibratore, faceva, comprava i calibri degli invii della carne dall'Argentina alla Germania, e comprava dei carati, quelli dei gioielli, prendono il nome da carato, che era quello iniziale, anche come parola araba, che serviva appunto per capire e definire la proprietà dei vascelli che tutti insieme mettevano a rischio, diciamo, l'equipaggio, la missione, l'operazione, e poi ottenevano gli utili dalla merce che erano i veneziani, i genovesi, hanno fatto dopo per secoli. Il carato è stato inventato a Genova. È il sistema metrico, un po' di parole. Eh? È il sistema metrico, le misure, no? Ci misuravano il valore. Sì, no, il carato era il 24esimo del valore dell'impresa. Erano 24 carati, erano 24 carati al massimo del valore. Per cui anche lì ha fatto un sacco di soldi. E ha scritto poi anche un sacco di libri, fra cui ha scritto appunto i libri che ho cominciato a studiare, in cui che cosa diceva? Uno degli elementi essenziali, faccio un attimo un
flashback anche qua. Allora io racconto sempre, poi vi racconto il paradosso di Maxwell Kennedy. Io un'altra volta perché ho 200 cose che vagolano in testa. Dovevi fare un flashback. Cioè Silvius era per spiegare i 4 anni. Sì, allora no? flashback. Allora io racconto sempre questa cosa. E cioè. Lo Stato, tanti oggi, non so se voi siete degli OPPT, liberi rappresentanti, o legali rappresentanti di se stessi, meglio che non lo sapete. Basta così, non vi dico altro. Esistono dei matti che pensano queste cose, liberi proprietari di se stessi. Lasciamo perdere. Dei matti ce ne stanno tanti. Allora, lui dice, io siccome penso di essere abbastanza sano, pure repertorio di tantissime cose, che cosa dico? Dico che lo Stato, perché loro dicono lo Stato è una SPA praticamente, il che è pure vero, ma è vero in una maniera contorta che non sto a dire. Allora lo Stato che cos'è? È qualcosa di che diciamo si può diciamo, circoscrivere in 4 o 5 concetti, e cioè deve esistere un territorio, deve esistere una diciamo, popolazione diciamo, possibilmente consanguinea, o comunque di discendenza consanguinea, ci deve essere sufficiente alimento per tutti quanti, ci devono essere delle leggi e del know-how. Se c'è tutta questa roba, c'è la possibilità di poi avere anche una moneta unica, no? E quindi, diciamo, la cosa essenziale da ricordare è che in tutti i paesi e in tutte le epoche l'umano, la persona umana, che cosa fa? Cerca di procedere e prevedere il futuro, anche nei secoli più bui, cercava sempre di far sopravvivere se stesso e la famiglia, no? Quindi cerca di lanciare sempre il cuore un po' più in là dello Stato, no? E quindi cerca di andare sul sicuro, cerca di andare sul tradizionale, sul garantito. E la cosa principale è la capitalizzazione del grano, del riso, dei cereali, tutto quello che può essere conservato per un certo tempo, che è sia merce di scambio che merce di alimentazione. È chiaro? Ed è l'errore più grande. Quello in una società moderna come la nostra, l'errore più grave, la capitalizzazione dei beni, è un assurdo. In una società in cui io ho avuto la macchina rotta qualche giorno fa, mi è arrivata dalla Cecoslovacchia il pezzo. Allora, che bisogno c'era di capitalizzare quando poi a me mi serve il pezzo, se lo trovo in Cecoslovacchia, in Corea, a Kathmandu? No, è chiaro? Quindi l'errore madornale che si fa, diciamo, l'uomo comune e anche la società, anche i governi, è quello di conservare il concreto, cioè quello che già c'è in mano. Viceversa, lo stimolo all'economia attuale avviene quando c'è la possibilità di ottenere quello che voglio nel minimo tempo e con il minimo la minima capacità di capitalizzazione. È chiaro? Ecco il motivo per cui la gente mette soldi in banca, mette soldi sotto il materasso, sotto il mattone, perché dice quando arriveranno tempo più grami io vado lì e c'è qualcosa. Errore, perché quel qualcosa che tu metti lì, diciamo, io ho messo via solo 3.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, che male ho fatto all'economia? Hai fatto un male madornale, perché quei 3.000 euro moltiplicati per 20, 30, 50 milioni di soggetti che hanno denaro e quindi possono capitalizzare, sono stramiliardi che potrebbero incentivare l'economia. Ecco il perché Silvius Kessel ha fatto questa teoria, ha messo in piedi questa teoria, cioè quella della demurrage del denaro. Cioè se io lo metto da parte, quel denaro lì nel giro di un anno, due, tre, quattro, cinque sparisce. Non è servito a niente, proprio per incentivare lo scambio. E adesso vi racconto che dice Margaret Kennedy. Allora Margaret Kennedy, che non c'entra niente con i Kennedy di John Fitzgerald Kennedy e tutta la sua discendenza,
non c'entra niente, che dice era una di noi, era una che, come quell'amica lì che prima interrompeva sempre, che però quella era una che sapeva, lei non lo so, vabbè, poi lo vedrò dopo quando vado a parlare con lei. Quello che è importante però è che la Magritte Kennedy faceva una parabola, una breve parabola, e diceva, era di, non so se Karlsruhe mi pare che era, vabbè. Però andava in giro per tutta la Germania a tutte le conferenze in cui andava a raccontare le cose che dicevano anche gli altri. E che era successo? Lo devo mettere qua perché io devo andare al lavoro. Ah, ti devi andare? Vabbè, taglielo lui allora. Taglielo lui, così ma la conosco. Eh no, è tu. Ah, sì. Allora sì. A posto. Allora, dicevo, questa Margaret Kennedy che faceva? Andavano in queste altre città germaniche e che cosa faceva? La prima cosa che faceva cercava di andare a fissare un appartamento, una stanza per l'albergo per una notte, no? O per il tempo che si doveva trattenere lei. E che cosa succedeva? Andava lì e dava 100 euro per prenotare la camera. Guarda, non so se rimango a dormire perché non so a che ora finisce la conferenza, se finisce tardi vengo a dormire, se no vengo qui e mi ridai la chitarra. Ok. L'albergatore doveva pagare il meccanico doveva pagare la sarta doveva pagare quello che vendeva i telefonini usati, il marocchino, perché il marocchino a un certo punto prende i soldi, va dall'albergatore e dice guarda devo dormire stanotte, ecco 100 euro, e va lì a dormire. Arriva la Margaret Kennedy e dice guarda ho finito presto, me ne vado, ridammi 100 euro. Poi mentre prendevi 100 euro, questo l'ho aggiunto io, dice, oh cazzo, ma questi 100 euro so farsi. Questa storiella che sa dire che non serve neppure che siano veri. Sì, sì. Capito? Perché serve solo da veicolo per trasportare quell'entità astratta che si chiama valore. No? Dicono che i chilometri, no? Le misure dei chilometri, i metri, no? Questo, basta questo per capire, questo per dire che c'è appunto tutta una serie di strumenti, diciamo ragionamenti, di riflessioni che uno può fare in questo diciamo, settore specifico della banconota che porta a dire che la banconota è qualcosa di futile, incoerente, di assolutamente inconsistente, e serve solo a formare l'idea che io ti ho pagato con niente. Ecco il perché poi abbiamo denunciato, appunto come dicevo prima, il Ministero delle Entrate, l'Ufficio delle Entrate, perché è illegittimo in questo regime monetario attuale in cui la banconota la creo io col mio lavoro o tu col tuo lavoro, e quindi non vedo perché io già magari ci ho pagato le tasse prima, perché devo continuare a pagare le tasse anche senza dovertene diciamo l'esistenza. Certo. Quindi per concludere, visto che oramai qua la dispersione, la diaspora è oramai violenta, questo per dire che con la cambiale sociale è possibile fare questo tipo di lavoro attraverso il demuraggio, cioè il depauperamento mensile del 2% del valore della cambiale sociale originaria. Si riduce del 2% al 200%, finché alla fine del quarto anno, al 48esimo mese, non c'è più niente. Ma perché? Perché il concetto di valore può essere eterno, può essere di un anno, perché se io cambio la moneta, cioè con la banconota della cambiale sociale, vado a comprare qualcosa, è il valore del qualcosa che diciamo crea, certo, il valore e non il contrario, capito? E il valore può essere determinato dell'istante, prima ho parlato del postribolo, no? Cioè 30 secondi e sono finiti i 50 euro, i 100 euro che hai dato alla prostituta, è chiaro? Allora quanto deve valere quei 50 o 100 euro? Quanto devono durare? 30 secondi? 30 secondi no,
ma c'è una possibilità di fare una media fra chi fa un investimento a lungo termine e compra una casa e chi si fa la prostituta e chi, che ne so, compra un piatto per mangiare, la pasta per mangiare, cioè, per cui, diciamo, coinvolgendo in questo amalgama tutte queste informazioni, noi abbiamo reputato che potesse essere una cifra decente, decorosa, avere 4 anni di tempo perché questa banconota sparisca con la resta. Detta in estrema sintesi. L'altra cambiata, la cambiata privilegiata, è molto analoga alla monetica, salvo che la monetica deve comprare gli euro e che quindi è tutto un circolo vizioso corrotto dall'origine, certo, certo. Ma soprattutto che viene emessa da un pool di 3 o 4 o 5 diciamo originari del direttivo, dei proprietari, che sono proprietari, quindi possono fare quello che vogliono e che loro incassano. E viceversa, quando tu, non io, ma tu mi emetti una cambiale, cioè io ti emetto una cambiale per pagare la tua sedia, è una volontà personale, certo. Quindi non c'ho più bisogno. Ciao. Alla prossima. Ma tu vieni settimana prossima a Terni? Sentiamoci, sì, io vedo che tu mi ci però volentieri. Settimana prossima sono lì e porterò anche i miei libri, così chi vuole se li compra. Va bene, ragazzi, finiamola qui e poi se qualcuno vuole le informazioni gliele do volentieri. Ciao a tutti.